Dal punto d'accordo del Senato, abbiamo sancito un principio che offriamo a tutte le altre forze politiche, che quanto di più democratico potessimo proporre in rappresentanza del voto degli italiani. Ognuno dei partiti rappresentati in Parlamento abbia una funzione fra presidenza e vicepresidenza, quindi spero che tutti accettino. Significa anche per la Lega rinunciare a qualcosa, ma secondo me non abbiamo chiesto i voti per le poltrone, abbiamo chiesto i voti per far funzionare il Parlamento e arrivare a un governo il prima possibile. Spero che nessuno si tiri fuori alzando il prezzo. Poi i nomi sono gli ultimi che mi interessano. Questa sera vedrà Di Maio? Telefonerò a tutti, quindi telefonerò a Di Maio, telefonerò a Martina, telefonerò a Grasso. Il fatto che molti guardino all'Italia mi con fiducia mi arriva anche dal fatto che oggi pomeriggio ho avuto la possibilità e l'orgoglio di parlare per più di un'ora e mezza con l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, a cui ho spiegato che cosa faremo una volta al governo, che tipo di rapporti internazionali, che tipo di politiche fiscali e migratorie porteremo avanti al governo. Quindi spero che tutti i partiti abbiano la stessa consapevolezza che gli italiani vogliono vedere in fretta dei risultati, dei fatti concreti. Senti, quindi per questo lavoro. Il problema con cui arrivate alle presidenze delle Camere, Centrodestra Unito e Movimento 5 Stelle, è riproducibile anche per un'alleanza di governo? No, questo significa far funzionare il Parlamento, visto che ci sono tanti provvedimenti che aspettano di essere esaminati. Poi per quello che riguarda il governo si parte dalla coalizione che ha vinto le elezioni. Quindi si parte da un programma di centrodestra, da una squadra di centrodestra che ovviamente può essere ampliato, può essere arricchito, può essere modificato, però da quello si parte, visto che gli italiani hanno premiato la coalizione di centrodestra con, se non ricordo male, almeno 2 milioni di voti in più rispetto ai secondi arrivati che sono i 5 Stelle, quindi da quello si parte. Quindi Berlusconi che avrei 5 Stelle non è vero. No, ma io ho sempre detto che non c'è niente di impossibile, che sono pronto ad ascoltare tutti, partendo da chi mi dà una mano a cancellare la legge Fornero, da chi mi dà una mano a ridurre il numero degli sbarchi, da chi mi dà una mano a riformare la scuola e la giustizia, quindi partendo dal programma che gli italiani hanno scelto a maggioranza. Quindi voi rinunciate alla poltrona del Presidente del Senato, questo voi Lega? La scelta a Forza Italia. Se questo serve a chiudere un accordo e far partire il Parlamento il prima possibile, sì, posso tranquillamente farne meno. I 5 Stelle devono rinunciare a quel veto che avevano messo sui condagli indagati per chiudere l'accordo? No, perché no, quello devono esserci, nomi e cognomi condivisi da tutti. E penso che ogni partito possa avere nomi e cognomi condivisi da tutti. Non è che c'è uno scambio tra la candidatura che lei ha lanciato di Federica alla presidenza della... No, le scelte locali sono diverse. Stando in Friuli, teoricamente alla Lega aspettava indicare il nome del candidato sindaco di Udine, che invece aspetterà Forza Italia. Il candidato più forte di tutto il centrodestra, a detta di tutti, era Massimiliano Fedriga, quindi tutti hanno dato l'ok alla candidatura di Massimiliano Fedriga. Però erano due piani distinti. Quando va a registrarsi, segretario, quando va a registrarsi? Abbiamo spiegato che idea di Italia abbiamo nel contesto europeo, gli abbiamo spiegato che trattati europei vogliamo modificare, come. Con loro hanno Make America Great Again, noi abbiamo prima gli italiani, è un programma di massima sovrapponibile. Grazie. Salvini, un momento. Grazie. Abbiamo tutto.